Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. 10 luglio 2018. Non ci posso credere. Sono troppo felice. Tantissimi commenti di tifosi anti-juventini ce l'hanno menata con: ah, se non vincete la Champions quest'anno è un fallimento. Avete ragione voi, perché se devi continuare a vincere quello che hai vinto fino adesso, lo fai con Caldar, lo fai con Higuain, lo fai con Sturaro, non hai bisogno di Emre Can, di Cancelo, di Cristiano Ronaldo. E qua ti fa vedere che la Juventus vuole alzare ulteriormente gli step e vincere la Coppa. Secondo me Cristiano Ronaldo rimarrà solamente 2 anni, quindi mi do tempo 2 anni di vincere almeno una Champions League. Se poi sono 2 sono contento, se poi è un triplete sono ancora più contento. Tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è finita. Attendiamo soltanto l'offerta del Manchester City e l'ufficialità da parte delle due squadre. La Juventus l'ha detto: se arriva l'offerta lo lasciamo partire. Avete visto nell'apertura di questo video tutti i momenti più iconici, no? Che hanno accompagnato i miei video e Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ci tengo a dirlo da subito: è stato bello e ne è valso la pena, secondo me, da tifoso, proprio perché sono lieto e contento di aver potuto sognare con Cristiano Ronaldo. Credo che sia veramente il termine giusto, sognare, perché un sogno è stato, ad occhi aperti. Attendiamo l'ufficialità insieme della cessione di Cristiano Ronaldo scaricando OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione e quando ne arriverà la notifica dei ragazzi di OneFootball con scritto ufficiale Cristiano Ronaldo non è più un calciatore della Juventus, nulla sarà come prima. E vi spiego anche il perché. Arriviamo in un momento in cui la Juventus in Europa non stava facendo male. Aveva fatto 4 anni con Allegri, 2 finali di Champions, una annata in cui siamo stati eliminati dal Bayern Monaco per quel famoso Evraspazzala, e un altro anno in cui siamo stati eliminati dal Real Madrid all'ultimo secondo col fallo di Benatia su Lucas Vázquez, trasformato poi dallo stesso Cristiano Ronaldo che all'andata aveva segnato il gol più bello della sua carriera, l'ha messo lui stesso a Gianluigi Buffon in rovesciata, e lì nasce l'affetto di Cristiano per la Juve e l'idea che si potrebbe fare in futuro qualcosa insieme. Poi Cristiano arriva a rompere con il Real Madrid dopo 3 finali di Champions vinte consecutivamente, dopo 4 Champions negli ultimi 5 anni. Numeri incredibili. E noi, che la Champions negli ultimi 4 anni non l'avevamo vinta per colpa di Ronaldo, tra Cardiff appunto e l'eliminazione cocente da Santiago Bernabeu, e Messi a Barcellona contro il Barcellona a Berlino. Lo abbiamo sempre detto, siamo vicini alla perfezione in Europa, ci manca il top player, ci manca uno tra Ronaldo e Messi. E sembrava impossibile avere uno tra Ronaldo e Messi. Eppure in quell'estate del 2018 Cristiano Ronaldo diventa un calciatore della Juventus. Forse ingenuamente, forse stupidamente, forse frettolosamente pensiamo che, beh, se allora eravamo andati tanto bene in Europa senza Cristiano Ronaldo, con Cristiano Ronaldo sarà sicuramente meglio. E poi invece no. Invece no, perché il bello è sempre questo, il campo alla fine che decide. E lo stesso PSG che quest'anno prende Messi, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, e vedremo che cosa succederà con Mbappé. Sarà il campo a dirci se è stato giusto da parte loro investire tanti soldi in tanti campioni. Il campo ha detto che l'operazione Cristiano Ronaldo per la Juventus è stato un fallimento, perché, come avete visto anche nella clip iniziale,
l'opzione Cristiano Ronaldo aveva senso per fare quel passo in avanti in Europa, il level up, livello successivo. E a me dispiace che tanti tifosi della Juventus ora mi vengano a dire che Agnelli non ha mai fatto niente per vincere la Champions, perché un investimento come quello di Cristiano Ronaldo non è un investimento logico, se ci pensate, perché qualche anno prima 100 milioni erano stati spesi per Higuain e l'arrivo di Cristiano Ronaldo ufficializza il fallimento del discorso legato a Gonzalo Higuain, tant'è che in quella stessa campagna acquisti viene ceduto per far posto, spazio a Ronaldo in rosa, per poi ritornare l'anno dopo e rimanere a causa di mancanza di offerte. L'anno dopo arriva anche De Ligt. Il grande errore della Juventus è stato quello di sopravvalutarsi e non capire che non puoi prendere Cristiano Ronaldo e accontentarti, ma devi comunque continuare in parallelo a crescere. Io do una scusante, tra virgolette, la Juve, che è il Covid. Però devo anche aggiungere che nell'unica campagna acquisti senza Covid post Cristiano Ronaldo, e cioè quella che ci porta da Allegri a Sarri, il calciomercato è stato sbagliato. È stato sbagliato perché a centrocampo avevi dei grossi problemi, dei limiti evidenti, e gli unici due centrocampisti che sono arrivati sono stati Ramsey e Rabiot. Non voglio aggiungere altro perché ognuno può avere la propria opinione sia su uno sia sull'altro. Però se con Ramsey e Rabiot pensavi di aver sistemato il centrocampo, è un errore. Se con Ramsey e Rabiot eri consapevole del fatto che non avresti sistemato il centrocampo, è comunque un errore. Quindi comunque la guardi, il calciomercato è stato sbagliato. È stato preso De Ligt, colpo lungimirante, a differenza di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è stato un giocatore che aveva tutte le potenzialità per farci sognare una coppa che è da 26 anni, ragazzi, che non vinciamo. Eppure con Cristiano Ronaldo abbiamo vinto neanche tanto quanto con Matri, Vucinic, Quagliarella, Tevez, Llorente, Higuain, Dybala, Mandzukic. Abbiamo vinto meno. Abbiamo vinto meno. E ancora una volta il campo. E se quest'anno partire e dire una Juve con Cristiano Ronaldo è probabilmente la rosa migliore della Serie A, una Juve senza Cristiano Ronaldo è mediocre. Poi magari il campo ci dirà che non sarà così e quei gol verranno distribuiti tra altre parti. Quindi la Juve non è stata all'altezza di Cristiano Ronaldo. Penso che questo sia evidente. Penso che sia possibile da parte di tutti condividere il fatto che il progetto Cristiano Ronaldo è fallito. Perché il progetto Cristiano Ronaldo era voluto a fare il level up in Europa. Sotto il lato sportivo è stato un fallimento. Sotto il lato economico un mezzo disastro, perché ci ha bloccato veramente tante operazioni e poi ripeto, il Covid ha disturbato, perché l'idea della Juve era comunque vendere il prodotto Cristiano Ronaldo anche solo allo stadio, cosa che non è stata possibile per dirne una. Sotto il profilo della crescita, invece, a livello mondiale, a livello di posizionamento anche solo sui social network, è stato un successo, questo è innegabile, ma da tifoso della Juventus a me interessa il campo. E ribadisco che sotto il profilo sportivo, purtroppo, è stato un fallimento. Ora vediamo chi arriverà al posto di Ronaldo, se arriverà un campione, se arriverà un giovane, se arriverà... Ragazzi, il 27 di agosto, che cosa vi devo dire? Non avrei mai voluto Icardi al posto di Cristiano Ronaldo, ve l'ho ribadito tante volte. Al 27 d'agosto vi dico che è un sogno poter tesserare Mauro Icardi al posto di Cristiano Ronaldo, nonostante i suoi 30 giorni di infortunio. È un sogno al 27 di agosto, un sogno. Sono molto deluso per quello che è stato il discorso legato a Cristiano Ronaldo e sono molto deluso da Cristiano Ronaldo stesso, perché ci ha veramente dimostrato di voler scappare, fuggire a gambe levate dalla Juventus a costo di andare a Manchester, Sponda City, i rivali di una vita per quello che è lo United, a costo di farsi allenare da Guardiola, a costo di accettare di essere il piano B del City dopo Harry Kane, costo di dimezzarsi lo stipendio, giù di lì vedremo quali saranno le cifre ufficiali, a costo di accettare che per tutto l'arco del calciomercato zero offerte ufficiali erano arrivate all'evento per Cristiano Ronaldo, se non negli ultimi 4 giorni in cui lui sta facendo il diavolo a 4 per andarsene e ha già svuotato l'armadietto.
Da tifoso della Juventus sono profondamente deluso dalla figura di Cristiano Ronaldo, ma lo capisco, per quello che vi dicevo prima. Il progetto Cristiano Ronaldo è stato un fallimento. Non c'è stata crescita da parte della Juventus sotto il piano sportivo e quindi capisco che un campione come lui agli ultimi anni di carriera possa decidere di andare in un altro club che è sicuramente in questo momento una dimensione migliore, maggiore in Europa rispetto a quella della Juve e che gioca in un campionato competitivo, perché non dimentichiamoci che in Serie A ce ne vanno Lukaku, Ronaldo, Donnarumma, Hakimi. Campionato si è impoverito in una maniera imbarazzante. Imbarazzante, questo va detto con grande chiarezza. È giusto che Cristiano Ronaldo vada via dalla Juventus, è giusto e sacrosanto, proprio perché lui vuole qualcosa di meglio, è proprio perché noi non siamo più quella squadra che 4 anni fa dice: beh, ci provo, passo più lungo della gamba, vado a tesserare Cristiano Ronaldo, che probabilmente in questo momento è il miglior calciatore al mondo, e io sono già una buona squadra. 1 più 1 fa 2, vediamo in campo cosa succede. Noi oggi siamo una squadra che in Europa non può dire la sua, e ve lo dicevo con Cristiano Ronaldo. Ripeto, vediamo che arriverà, vedremo il campo. Oggi sono stati i gironi di Champions, i sorteggi, e giuro che non me ne è fregato niente. Infatti non ho fatto la live perché ci tenevo a fare un video in cui vi raccontavo qualcosa di più di Ronaldo. In campionato siamo una rosa che sì, può dirla sua, ma abbiamo ancora dei grossi limiti anche qua. E come vi dicevo all'inizio del video, per tante volte ci si è ritrovati a dire: ci manca quel qualcosa in più, ci manca quel tocco in più, ci manca il top player. E Ronaldo il suo l'ha fatto in maglia Juve. Dire di no è essere disonesti a livello intellettuale. Ronaldo ha fatto 101 gol in 3 anni di Juve. 101 gol. Dybala li ha fatti in 6. Per darvi un'idea, non è attacco Dybala, io voglio molto bene a Dybala e sicuramente sarà uno dei giocatori determinanti per l'Juve di quest'anno, a maggior ragione se verrà acquistato un centravanti con determinate caratteristiche che andrà a esaltare il modo di giocare di Paolo Dybala. Ma sono dati di fatto, la Juventus perde qualcosa, è vero che la Juventus pre Cristiano Ronaldo aveva segnato di più, ma erano anche squadre costruite con criterio. Ora purtroppo la Juventus si ritrova a 4 giorni dalla fine del mercato da reinventare. Se prima dicevo che Mauro Icardi potrebbe essere un sogno, non mi meraviglio, non mi meraviglierei di vedere soltanto Moise Kean in ingresso e chiuderla qua. Perché è tardi. E la Juventus sì, sicuramente avrà delle colpe, perché assecondare questa voglia all'ultimo di Cristiano Ronaldo un po' mi dà fastidio. E come vi dicevo oggi, in questo momento, fossi stato una Juve avrei usato ancora di più di pugno duro. Sì, costa 30 milioni di euro a bilancio, è vero, ma il 27 di agosto costa il doppio, costa 60, prendere o lasciare. Cristiano, tu non è che puoi decidere di fare quello che vuoi. Delle due non giochi, stai in panchina quando l'allenatore ne ha bisogno e ne ha voglia. Sicuro è che nemmeno Cristiano ne esce troppo bene da questa cosa. La Juve sicuramente non ne esce bene. E il vecchio corso, quello di Marotta e Paratici, e ribadisco ancora una volta, probabilmente Marotta davvero lascia la Juve per questa motivazione qua. Paratici è stato tagliato lo scorso anno, dove era già stato decretato il fallimento del progetto Cristiano Ronaldo, ora a maggior ragione. Ho poco da imputare in realtà a questa dirigenza che si ritrova con una bomba a 4 giorni dal termine. Semplicemente avrei usato più pugno duro, ma questo è facile da dire dietro una telecamera, difficile da effettuare dall'altra parte a 4 giri del mercato, quando uno come Cristiano Ronaldo anche a livello mediatico lancia dei segnali, dei messaggi. E quindi si conclude qui, game over ragazzi, game over. È stato bello, perché è stato bello crederci e sognare, è brutto adesso per come si è conclusa. Ci tengo a sottolineare che per quanto sono estremamente deluso dal comportamento professionale di Cristiano Ronaldo, devo però fargli complimenti per essere stato sempre coerente. Mai messaggi d'amore, non ha mai scritto rimango la Juve quest'anno, mai. E questo è stato uno dei grandi punti che mi ha fatto dire, secondo me se ne va davvero. È un professionista?
possiamo dire così, se da un punto, da un certo punto di vista non è stato professionista, dall'altro è stato fin troppo, perché è stato giocatore non tifoso. Io ultimamente sto facendo molti video da tifoso, solitamente sono un po' più equilibrato, ma in questo momento faccio fatica a dividere la parte emotiva dalla parte razionale. E sono veramente scosso da come si è conclusa, dagli ultimi minuti di Ronaldo, che ci aveva regalato addirittura la vittoria con l'Udinese, annullata per qualche millimetro, e quello rimarrà per sempre nella testa di chiunque l'ultimo momento di Ronaldo alla Juventus. L'ultimo, scusate, l'ultimo acuto di Ronaldo alla Juventus. E ora vedremo se la Juve avrà i coglioni di... e la bravura e la fortuna di trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo. E non sarà semplice, non sarà facile. A Cristiano auguro di divertirsi a Manchester. Tifo per il Club Bruges e per il Lipsia, mi pare che sia il Lipsia, nel girone di Champions. E spero che Messi e Ronaldo escano dalla Champions ai gironi quest'anno, perché Paris Saint-Germain e Manchester City in questa finestra di mercato mi hanno veramente stancato. Non mi è mai capitato di tifare contro delle squadre. Sono arrivato a dire anche questo. E quindi hasta la vista, Cristiano. D'ora in avanti saremo ancora rivali, come siamo sempre stati, con la speranza anche di darti un dispiacere grosso in uno scontro diretto. Ciao.